Buongiorno a tutti. Salve tutti, buongiorno, buonasera, Buonasera. buonanotte, anche buonanotte, non si Buona sa mai. colazione. Siamo noi di nuovo qui. Zaganelle mentali con la Z maiuscola, tutto attaccato. Tutto Io sono attaccato. Sole e la Io nostra sono compagna Anna. qui è Violanda. Sempre Ciao Violanda. da oltre mare, oltre oceano, sempre molto Oltre distanti. l'oscurità. Allora, siamo di nuovo sempre con God of War. E beh, allora, purtroppo non siamo vicine, io e Sole, purtroppo ancora per problemi, diciamo, di pandemia disastrosa. E quindi Andiamo purtroppo globale. siamo sempre un po' troppo lontane, insomma, per commentare questi giochi, soprattutto come God of War, che l'abbiamo sempre giocato, sempre in lontananza l'abbiamo giocato. Sì. Però possiamo dire che anche in questa lontananza si sta piacendo molto, vero? No, non è vero. Che fai? Davvero, sto dicendo un Menti. sacco di bugie, scusate. Ah, Che comunque scherzi. noi ringraziamo quei pochi che ancora continuano a seguirci, veramente Quelle grazie. tre persone che ci seguono, grazie ragazzi, grazie, li Veramente adoriamo, li grazie. adoriamo. Se non Beh, ci siete sembra voi, veramente. strano, però grazie a 1, 2, 3 che continuiamo a fare Sì, questo esatto, che video. poi punta i piedi e Tra spingi con l'altro forza. volevo Signor anche dire sì. una piccola notizia, insomma, importante anche per, Oh. soprattutto per il canale. È il fatto che a breve compleremo, Violanda è sì, ciao. incinta! No, No, sì, scherzo. ciao. Compiamo un anno che abbiamo creato il Come si canale. chiama? A Che breve, cioè a bello! breve. Davvero? E che Ancora un famoso! po' manca, però insomma, abbiamo notato che le visualizzazioni sono state anche discrete in questo Non anno aver in paura! totale. Perché Quindi avere paura? ringraziamo Sperando anche che questa cosa. ogni anno Ti tengo di io! avere sempre più visualizzazioni. O forse no. Vedremo. Staremo a vedere. Tra l'altro noi stiamo precipitando con Atreus. Sì, noi stiamo morendo. Noi stiamo Finalmente. morendo, noi stiamo facendo una chiacchiera col tè. Tu sei pazzo, lo sai, Vero, vero? anch'io il tè, però è finito. Tutto bene? Io già ho Bene, dato. dovremmo muoverci. Bene, ok, siamo precipitati. Non mi ricordo più che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo prendere il martello, no, il coso, lo scalpello. Sì, dobbiamo prendere un oggetto. Un oggetto per andare, diciamo, questa porta di Jotunheim. Ok, la vedo molto lontana questa Ascolta. missione. Fidati Mamma di mia, lui, speriamo di andare Atreus. veloce. Non Lo scalpello, distruggere le ecco. cose. Tieni. Ah, cioè, c'è sta un puntino di là Lo bianco. sì, non lo so, ma Atreus ha indicato di là per dirmi qualcosa. Va bene. Mamma mia, si senta vecchiaia, eh? Mamma mia. Oddio, palla, ora morire. Olle. Oh, la la. Enchantix. Allora. Sbagliata parola, scusa, abbiamo una tradizione per fare queste cose. Vabbè, volevo essere differente per una volta. Dove minchia dobbiamo andare? Boh. Ah, sì. Erano i due che stavano con Baldur, i suoi nipoti. Già, Vai. Magni e Mogni, i figli di Thor. Mia madre diceva che gli Æsir Ok. erano gli dei peggiori e Thor era il Ok. peggiore degli Æsir. Abbiamo trovato la Sarà via. anche un pessimo padre. Abbiamo Non sono trovato la d'accordo. strada in Scusa. questa testa Sì, pesa. cioè, fa un salto del Dove genere andrà eppure adesso? non sa fa un salto, capito? Che poteva salvarci prima, no? Vabbè. Lascia tutto al fato. Ah, la grande sala da pranzo. Bello qui. Invidia di tutta Midgard. Mi ricordo che qui c'era un grande candelabro. Ravvivava molto la stanza. Là. Ah, sì. Figata. Addio, Proprio non ce la addio. fai a trattenerti, eh? Addio tavolo. Vero? Sono morti tutti. Atreus, fai un altro po' di casino, grazie. Però, ma se palle, ma è davvero. Si sta Se la incastrando memoria non ovunque mi sto inganna, il coso. trono dello Jarl era oltre quel muro di ghiaccio. Ah, qui mo? Proviamo?
Proviamo. Sì. Ha detto che stava dietro al coso di ghiaccio, però aspetta prima di tirarlo, perché vedi che ci stanno anche i nemici dietro, quindi magari evitiamo di svegliare tutto il mondo. Girati un po'. Sì. Ma girati ancora un po'. Mm-hmm. Ecco. Allora, lì ci stanno, vedi, ci stanno dei mostri là. Ma dici che sono nemici? Penso le sia. Vabbè, di qua non lo tiriamo. Di qua non lo tiriamo. No, qui no. Qui non si può tirare. Lì, da dove veniamo? No, prova a tirare alla tua sinistra. A destra, scusa. Ecco lì. No, lì proprio questa pataccata qua di ghiaccio. No, girati. Eccola. Dici? Che ne so. No. Forse... Vabbè. No. O forse veramente dobbiamo tipo... Però questi sembrano... Sai che sembrano dei pulsanti? Ce ne sono altri? Non lo so, non mi sembrano pulsanti a me. Vabbè, distruggi allora questi tre, va. Distruggiamo? Sì, io sono sicura che siano dei nemici quelli. Mamma mia! Re barba di pietra! Parola! Sì, io sono comunque questo perché... Vai scazzottati! Oddio, perché hai tolto? Ma io non l'ho tolto! Oh, che mi fai da sbidani a me? Solo noi possiamo fare. Dove che è aperto? Io mi sono scansata però. No, sei arrivata tipo l'onda. Cos'è che quello? Un lupo? Vabbè, tanto sei già quasi morto, zio. No, non è lupi ora. Tanto i lupi si stanno a fare i cavoli loro, no? Forse potevi tiraglielo addosso, sai? Un po' rosso, prova. Dici? Per una cosa di un po' più di novità. Sì, non me lo fa prendere. Che schifo. E come mi ha preso? Non so. Sì, va bene, no, guarda, proprio non ci credo che mi ha preso qua. Oh, vai. R3! Che bello, troll di ghiaccio. Barba di pietra, questo che chiamavo. Alla fantasia. Avrei chiamato barba di ghiaccio io, però. Barba di pietra, infatti non capisco perché barba di pietra. Perché pietra e ghiaccio. Branco di cinghiali, ma per chi mi ha preso? Evoca un branco di cinghiali, ma bellissimo. Tipo Alex, sì, Alex. Sì, Alex la riede, sì. Pure là sicuro, questo è un altro troppo. Sì. Ah già. Sì. Vengi che... Sì, ammazza questo. Oh, levati! Questo tira i sassi. Mamma mia. Vai, tira la furia, metti la furia, ok. Metti la furia, leva la furia. Ah, tra l'altro questo c'ha più spunto di sul collo, non so. Vai. Uffa. Ammazza dell'arco stronzo. Oh, è in pericolo. Ci stanno ammazzando il bambino. Aiuta il ragazzo. Sì, io l'ho sentito. Dov'è l'altro? Ma muore. No. Troppo alto. Però l'ho preso. Ma da sbidania? Bene, ora dopo credo probabilmente dobbiamo... No, aspetta, manca
Sì, ce n'è ancora uno. Ma tutti e tre dobbiamo fare. Boh. Questo si è aperto prima che io cliccassi. No. Ma puoi prendere sto cacchio di... No, quanto sei bello! Mi va di uscire, ti va. Che mazzo da prima che ammazzano qui? Dov'è il bambino? Boh. Vabbè, fino a quando lancia le frecce, vedo. Sì, vabbè. Oh, wow. Bellissimo. Maronide. Beh. Possiamo passare qui. Arababumbide. Arababumbide. Bellissimo. Allora. E adesso? Andiamo? Ma forse una di queste di là, tre aspetta, sono no, strade? No, no, giro. Aspetta, aspetta. Giro. Di fuoco. Là. Sì. Se lo sapevamo potevamo detto. Vedi, vedi. No, vabbè, no, perché vedi, sono tre strade. L'avremmo incontrati forse, sì. Guarda, se mo non dovevamo riscendere, riprende quel coso rosso. No, non penso, dai. Vedi? Sta bene. Era meglio sparire quando sono apparsi i figli. Ma vai a cagare, ma ci facevi salire tu lanciandoci qualcosa da qui, bastardo. Invece lui stava qui tranquillo, fai le cose sue. Come? Allora. Ma no. Hai ottenuto più argento così che combattendo un boss. No. Oh. Andiamo a figliuolo. Oddio, ma che crolla tutto qua. Guarda, c'è sta il puntino là. Sì, l'ho notato. Certo. Kratos. Mi dà un po' fastidio sta cosa del puntino, perché io preferirei che lui andasse automatico senza dirmi. Automaticamente. Guarda, noi guarda il puntino, diciamo, se cioè proprio... sembra un po' per rincoglioniti sta cosa. Anche diciamo che non li noti i puntini. Ma sì, però ad esempio nei vecchi Kratos, nei vecchi God of War, tu sapevi che quella era la strada, capito? Non lo so. Prendi io. Un altro fratello? Ragazzi. Un altro fratello de Tror, de Tror, de Tror. Una trota. Il padre di tutti lo esige. No. O è lui? Ah, forse sono i due che stavano con l'altro. Ah, sì, bravo, 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 bravo. Questa battaglia è mia, ragazzo. Vai! Dio contro mezzo Dio. E vabbè, credi? Sì, certo. Oh no, fratello. Il mostriciattolo ha un arco. Ora che cosa facciamo? Ai, amico. Oh, madonna. Che parola. Cosa devo fare, fratello? Levati. Ma ti spezzerò tutte le dita. Del tipo questi qua quando cazzo ha le vita. No, forse ti devi concentrare solo su uno, sai. Sì, è quello che si fa. Però guarda quanto cazzo gli ho levato. Nulla. Aia. Eh sì, ma Dio, uno dei due si deve levare. Qual è stata l'ultima vera sfida che abbiamo affrontato? Allora ci sta un... laggiù in fondo ci sta un coso di dire. Lo so. Non è il momento. È il momento. Stai trovando. Dov'è? Però l'anima della sfida, ragazzi, l'anima della sfida. Vai, vai che questo è abbastanza... Lento, lo vedo. Però l'altro è quello che caga il cazzo dell'altro. Sì, l'altro. Blocco, levati. Ma una volta che ti colpisce la prima, la seconda non riesce a attivarla. Ma infatti dovresti proprio. No? Ma allontano proprio, guarda. Ciao proprio. Più cosa? Occhio che qui. Ah, è a turni, mi sa, ok, ho capito. Non lo so, ma ammazza. Ok, questo c'ha lo scudo, sa. Ok, questo è il potere così. No, leva. No. Adesso non può sparare. Riprova a distrarlo invece col bambino. Forse devi distrarlo e poi. Perché lui ce le para così. Levati. No.
Ma non è facile schivare, eh? Non è facile per niente schivare. Non schiva tempestivamente. No, perché credo che devi combattere con lui, credo. Oddio. Che cazzo? Vabbè, la pozione magica hanno fatto. Hold the brother. Perché ci cercate? Cosa vuole Odin? Per premi per bloccare. Ah. Beh, stai con L1 fisso così. Zitto, però non chiamarmi così. Occhio, dietro, dietro, dietro. Hai resistito così tanto. Andiamo dietro, 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 dietro. Perché sì, da dietro ti colpisco, no? Non posso fare lo scudo. No. Non sei mandrake, mo. Stiamo tipo crepando. Lo so che posso fare. Yeah, yeah. Oh, yeah. Non ci potevo fare niente, non ci potevo fare niente. Stavo morendo. Ma mo. Mamma mia. Però, non lo so. La trovo un po' strano sto combattimento, lo trovo. Perché? Ma boh, che è sta cosa che uno deve far giro tondo su se stessi e aspettare che quello lo colpisca? Che, boh, non mi piace. Io sono un Dark Soulsiano. Queste cose. Combattimento corpo a corpo, si schiva quando si deve schivare, si para quando si deve parare, si fa un parry o un backstab. Così gira tondo su se stesso, para quando lo dice lui. E vai, su. E vabbè, oh, ma che deve fare? God of War è sempre stato un po' così, un po' meccanico. Stai dietro di me. Perché ci cercate? Beh, cosa almeno ringrazia il cielo non che so, ricomincia da qua. Basta tenere la mano. Tra l'altro full vita. Ottimo. E spuntano sempre dagli stessi posti. Sì, non ti girare troppo, però vai. Ho detto zitto! Okay. Calmati, ragazzo. Oh. Sembra che gli servirà un okay. Mamma mia. Quindi questo lancia pure la. Vabbè, lo dici tu. Stava per darmi una testata ipergalattica. No, ma si è bloccato questo? Meglio. Levati, levati. Sì, sì, ho notato, sdraia. No, non voglio niente da te, voglio combattere con lui. Via! Ok, ne fa due di muovere di cose, eh. Sì, sì, l'avevo notato questo. Però sta arrivando l'altro, sta arrivando. Levati. Zitto! Taci! Concentrati! Vai, fai la furia, santo dio, dai il cazzottone che ti fa. Cioè, anzi un po' stufarlo. La cosa che mi piace è che il bambino non fa problemi che il padre dovrebbe fare queste cose. Via, via, via! Ma che era? Ma usa tipo Treus, distrai tiragli le frecce. Ma... Vattene! No, questo va leggermente più veloce del fratello. Ma questo te le para. Oh, no. Non ci siamo dimenticati. Lasciatelo! Geloso. Mi vuoi tutto per sé, eh? No, levati. Però, ma levati da là davanti. Eccoli, sono diventati. Rieccoli. Other brother Bridlin. Ti ha sfregiato per far sì che le somigliassi. Non nominare mia madre! Non nominare mia madre! Mamma mia, mamma mia! Non ascoltare! Io, mamma mia, mi piglia! Ma c'è la freccia rossa! Lo so, ma calcola che... Vi distruggerà! I figli di Thor si accomodino! Testa! Scusa, ho esagerato, eh? Li vedo! Oddio, ma mo sono due? No, ci fanno le trappole! Bastardi! No, perché fanno e finte! E finte, capito? Mo si mettono pure a fare! No, 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 no,
No. Dai, basta così, non si basta. No, guardo. Bella. Olè, dov'è il verde? Ecco il solo. Che culo. Bella, bella, bella. Perché non corre? Grazie. Atreus, sparagli un po'. No, sì, ma che è sta roba? Ma che è? Ma sì, vabbè, però scusate, ma che vuol dire? Allora. Levati, levati, levati. Oh, sì, levatate così. Mamma, non ti dava da mangiare. Vai. Levati, levati, ci sta quell'altro stronzo. Solo, no, no, lascio perdere, ammazza prima l'altro. Guarda, con la forte. Sono a cazzo, però, ma che davvero. Levati. Ah. Grazie, Atreus. Qual è stata l'ultima vera che abbiamo affrontato? Qua avevo visto un verde. Non c'è. Però il verde, cioè dov'è il verde? Sì, vabbè. Finisce così, eh? Oggi ragazzi, ve lo dico, episodio in cui si lotta e basta. Mi riparare ricominciare. Oh mio Dio, sei un sogno, mi fa ricominciare da qui. Eh no, levate. No, questo delle para, Sare. Elimina l'altro. Ok, ma se mi attaccano in due che devo fare? Solo scorpietto. Scusa, mira l'altro, tiragli le frecce a Atreus, se così si distrae con Atreus. Ma Atreus adesso non può lanciare le frecce. Sì, ce n'ha tre. Adesso, prima no. Mi sto facendo la no, ma mi sto facendo. No, no, io non so che cazzo, che inquadratura fosse quella. Via, via, levati, levati. L'ho schivata non so come. Dai, però muori, mamma mia. Levati, levati. Bello, lei che è quasi preparato. Oddio, qua ha lanciato il figlio. Ma come ha lanciato il figlio? No, io ho preso il vento. Il fratello ha lanciato. Ah, ok. Vai, eccolo. Mori però. Vabbè, ma sono per strada. Vattene, che devi fare. La 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 la. No, prendere un altro e cazzo sdraio. Per capire questo è quello più forte. No, aspetta, però non ti avvicinare così tanto, perché lui te le cose più... Cioè, io credo che devi farti qua combo con lui qua, Atreus. Vattene che lancia la pietra qua. Vai, vattene. Aspetta. No, vattene. Oh, io si è svegliato il fratello. No, mamma mia, aveva il mazzo. Dio, non levati. È vero? Per andare a fanculo qua. Vai. E muori. Oh, mamma mia. No, di nuovo. No, ma sempre quando ho poca vita sta cosa. Ah, no, aspetta. Ah, ok, la cazzo. Ok, guarda, pareva strano. Ti ammazzo! Povero Kratos, non deve pure badare bambino. Aia. Ma come? Tu non hai idea di quello che... Figlio di puttana! Gatte! Torna qui, brutto vigliacco! Che ti stacco la testa!
Beh, sfortunato che se ne è uscito solamente con un naso un po' rotto il bambino. No, non è il naso. La febbre è tornata. Ah, è malato. No. La febbre è tornata. Siamo in mezzo al ghiaccio, Kratos. Ragazzo. La tosse, il sangue. È malato, ha bisogno di Freya. No. Oddio, dalla fattucchiera. Ce la faccio. Bravo, ragazzo. Sto per bene, quanto quindi potrà? Mamma mia, viola un braccio, viola le sue spalle. Guarda, mo ci muore il figlio. Dovremmo tenerlo d'occhio. Allora, uno dei due fratelli è schioppato. E l'altro invece se n'è andato chissà dove a dire che abbiamo ucciso il fratello. Sì, probabilmente allo sconosciuto. Portare forgiate fulmini Thor shock, danni da shock, ok. Ok. Bene. Usciamo da questa agonia. Folle. Questo casino per sto cosino. Infatti. Beh, si sapeva che comunque ci sarebbe stato un boss. Così potremmo incidere la runa del viaggio per Jotunheim e arriverete a destinazione. Ok, dobbiamo tornare a Jotunheim. Torna alla barca. Si possono aprire come quella dietro l'angolo. Allora, con lo scalpello potete attraversare quella porta. Ah, finalmente. Ah, ok, finalmente possiamo. Allora, trova il punto giusto e preme per colpire. Vai, prova ora. No. Te ne sei andata. Ah, ok. No, pensavo di dover premere quadrato. Vabbè. No, per R2. R2. No, aspetta, però devi trovare tipo un bagliore. Però. Okay. Ecco. Basta? O un altro. Ok. Oh, wow. Oh, sì. Finalmente. Queste porte è dall'inizio che volevo aprirle. Sì, poi per le missioni secondarie magari ne apriremo poi. Ma l'ha ucciso in seguito. Un Aesir minore, forse, ma sì. Era figlio di Thor. Non minore, per niente minore. Figlio maggiore di Thor. Asgard non gradirà. Vi ho difeso. Ok, quindi è il. Non temo giudizio. Cioè, gli abbiamo ammazzato un figlio. Abbiamo ammazzato. Già, sai quanto sarà incazzato Thor? Da quando un dio può morire? Molto. Vabbè. Ok. Da Svidania, perfetto. Poi butta giù la carina, perfetto. Scendiamo, bimbo. Conosco un posto che potrebbe contenere. Siamo già stati qui. Da dove ok. Si e adesso dobbiamo tornare indietro. Quindi fai tutto il giro e torna indietro tranquillamente. Tanto. No, sì, non ma non secondo me possiamo pure scendere da qua. Ah, oppure sì. Non penso che il ragazzo stia bene. Esci direttamente da qua, visto che mo. Sì, 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 ma infatti. Allora. Sbrigati. Va bene. Amla, è qui. Vai. Punto, vai. Sarà un po' più su? No. Olè. Ok, i punti sono sempre vicini tra di loro. Sì, abbastanza. Comunque è carino questa cosa. Vero, molto magico. Che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Cos'è sta, forse sta roba? Oh, per mettere cosa? Dove cacchio lo troviamo? Oh, ma Dio, ah, stavolta guarda sempre su così magari. Ah, aspetta lì. Okay. Va. Ah, ok. Magari può servire. Atreus, da me. Ok, arrivo. Forse no. Forse no, sta chiusa. Che forse serviva a qualcosa. Sì, i pescatori portavano sì qui il pesce. È un dito. E usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Yar. Che schifo. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. Sotto il pollice c'è un'uscita. Ok. Ora lo dobbiamo muovere in qualche modo. Si muove. Forse possiamo arrivarci. Come lo tiriamo però?
Ah, ecco se. Giù, giù, ok. Ok. Quindi noi dobbiamo solamente arrivare sotto il pollice. Fermate. Non credo che puoi saltare. No. Ho un'altra idea. No, giù, 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 giù. Guarda bene. Aspetta, aspetta, aspetta. Mettilo di là, no? Mettilo da quell'altra parte, tutto, mettilo tutto là. Se da qua si sale, secondo te? Ma sì, incastralo. A posto, esci. Ok, vedi c'è un coso là. Ma dici che se possa lì qua? No. No, secondo me il bambino ci sale. Di là però. Però. Sì, devi vedere, forse c'è stata un'entrata per lui. Anche perché mi sa che Atreus è già andato, Ah, ecco se. Vedi. Ci arrivo. Era di là. Era di qua, era di qua. Allora, ora portiamo il bambino dall'altro lato. Ci facciamo scendere là. Prendi l'ascia direttamente, ok, lui va. E poi tu lo ritiri. Lì. Lo ritiri. Ma sarà salito? Boh, penso di sì. Sì, sta là. Ok, fermo. Ah, sì, sì, bravo, sì. Bravo, brava, voglio dire. Ok. È andato? Sì. È andato. Vado, ok, vai. Primo quadrato. Vai, Atreus, lancia la corda. Sciogli la tua treccia. Ok, perfetto. Mamma mia. Sali che sopra. Che amma. Vai. Lascia, lascia. Lascia, lascia. Yeah. Anche se non faccio vedere quel che sembra. No, c'è bisogno. Qua saltiamo. Per qui? No, è dall'altra parte. Ah, vedi? No, è una scorciatoia. Non sa mai. Apriamo le scorciatoie, no? Ah, voglio. Credo che ormai questo gioco è basato tutto su questo. Vero? Che bello, io adoro le scorciatoie. No? Vento più... No, non era lì. Vedi, era il punto giusto. Però prima non so. Olè. Una colpa. Ok. Voglio anch'io aprire la porta di casa mia in questo modo. Non lo aprirebbe nessuno. Ok. No, Sere, vai sopra. Sì, sopra, sì. Perché credo che tu devi tornare. Sì, sì, no, ma l'ho visto, non ti preoccupare. Volevo solo esplorare un po', ma quanto pare. Guarda dove siamo tornati. Ah, già. E quindi barchetta. Barchetta non è questa. Quella. Torna al lago alle 9. Sì. E adesso? Forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la runa del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. Cioè, voi te chiedi perché si è preso l'influenza? Guarda dove cazzo stanno, non lo so spiegare. Quindi, praticamente, il nostro scopo è prendere lo scalpello che abbiamo preso. Adesso la formula magica e poi per aprire la porta per Jotunheim. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Mi ricordavo di là. Ma no, segui tutto il quel coso giallo, la mano. Sì, 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 no, lo so, solamente che mi pareva una strada di là, sicuro. Mazza quanti scellini. Ma mia, più scellini così che per il boss. Andiamo così per oro, io te. Ma argento, non è oro. Era vabbè, però nei fiumi si trova il verde loro, andiamo a caccia loro. Volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. E di più un botte del tempo. Ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica. Una certa Dina Vanir, andava conosciuta bene, non so. Solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva all'ultimo bravato. Pareva che stessimo allontanando. No, e poi la mano ha girato. Io perché seguo la mano, capito? Lei vedi, adesso si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Oh, lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude. Sempre quello, sempre quello. Oh. Che dolore. Violanda morirà in diretta. Oddio, che dolore.
Lo sai che voglio chiamarlo così l'episodio? Ci si addormentano i piedi. Lo chiameremo così, ragazzi, l'episodio. Oh. Ma ora sì, che devi ragazzi, fare? I piedi di Violanda sono andati, sì, penso che devo... Mamma mia, qua. Un piede poi è andato. Uno solo, l'altro va ancora bene. L'altro sta bene, ma questo è proprio No, 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 ti sta allontanando, girati. Infatti... Okay, ah, fratello, vedi la porta famosa. Sì, sì, ma è pieno di queste porte in giro. Vai. Oh, vai. Non andava bene là. No. Oddio, si rigenera pure, quindi si tocca pure sbrigarsi, c'è un tempo. Vai. Ok. Due. Qui ce n'è, no, ce n'è un terzo per forza, perché... E vai un po' più su, se è più su, così non ce va. E vai al lato. Ecco. No, sono sempre quei due. Perché fa tempo. Ok. No, ma che davvero? Era lì vicino, però. Porca. Ma ti giuro che non me lo dà. È matto. Ok, allora, ma ci forse... dobbiamo ricordare le combinazioni, però. No, vai verso giù. Questo è vabbè, poi vai giù. No. Vai. Ah, ma cambiano. Vai. No, sta alla destra questo. Alla destra. No, 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 aspetta un attimo. Fammi staccare e fammi riprendere, perché cosa è buggato? Ma che si è buggato? Ok. E uno sta sotto. Oh, mamma mia. Cavolo, prima mica l'aveva fatti prendere. Questa è la porta speciale. Vedi che è una porta d'oro, questa è placcata in oro. Stiamo entrando nella diede tre di colpi. Davvero. Olè. Interno del, del ponte di Tyr. Di là. Dove? Dove sta? È qua. A Tyr. Però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Sicuramente. Poverino, okay. Però lui ci spera. Ok, qua c'è solo una porta. No, aspetta, aspetta. Di... sì, c'è la, po- c'è la cosa, la vasca. Forse devi fare la vasca. No, più no. Che altro... No, almeno... Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere. Non è mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Lo so, ma non prendeva il puntino. Tu già lo parli. Ma se non lo fai finire... Leggere non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo, ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok, le rune rappresentano tante cose. Gli dèi o gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non io... è questo. Senti questo odore. Chi ha scorreggiato? Sì, lo sento. Sembra... Scusate. Pioggia. No, no, non mi dire. Eccolo. È stato da prima. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Prova! No! Oh, quanto sei stupido. Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia. Ah, lo sta provocando proprio apposta. Mamma mia, quanto è volato, poverino. Non ne sai niente di mia madre. Guardate, se mo' la madre ne era una dea. Ma tra poco ci conosceremo molto meglio. Tu sarai il mio nuovo fratellino. Non appena avrò ammazzato tuo padre. Ah, così lo vuole acquisire. Ma che cazzo? Goku. Ups. Mi sa che l'ho steso. Vai.
cazzo! Stai indietro! Oh, mi ha fatto incazzare David Messina! Mamma mia! Attenzione, credo che quando si incazza sono caldi. Questo che devo anche fare così. Infatti, aspetta. No! Non è ancora finita! Mamma mia, te stacco la testa, vieni qua. A dove vai? Ecco. Fratello, morto. Sta male. Andato. Atreus. Devi portarlo da Freya, presto. Non c'è altro modo. Basta, tocca portarlo da fattucchiera perché non è qua. Da fattucchina. Ma se può saltare col bambino in braccio? Va cocca! No? No, oddio, mi fa pure camminare. Oddio, ci metteremo gli anni. Bene. Eh? Ci metteremo l'anni per arrivare. La fata Morgana. No, no, ti ricordi? Non era via, non era lontano. Devi salire sopra. E devi uscire. Dovrebbe stare là. Eh no, mi sta andando sulla barca da solo. Ah, e allora? Ah, perché ti fa uscire, ti fa andare di nuovo lì, ti ricordi? Con la barchetta, sì, sì. Mamma mia, quanto è cadavere. Bianco. Già era bianco prima. Vai, andiamo, allora. Andiamo. Lì non vedo niente. Ma questa è una grotta, perché non capisco. Che ne so. Ah sì, è una grotta. Oddio, che succede al mare? Vedo colore il mare un secondo. No, al buio non si vede niente comunque. Caverna della strega. Appunto. Vai, Grado, scorri un Fratello, po' questa barchetta. Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto sempre cieco. Stato il nostro è la destinazione obiettivo di fuggerli tutti. Cosa ti sta succedendo? L'ho già visto nei mortali, un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio, ma un dio che crede di essere mortale. Non oso pensarci. Ci siamo quasi. Questa è una bella descrizione per la depressione, comunque. Mamma mia. Un dio che crede di essere mortale. Che è mortale. Ok. Ha appiccicato la testa come manco fosse fatto di... Un sasso, un tipo... una calamita, ha preso la calamita, ha fatto pop. Ma lo stai guidando te o va da solo? No, sto guidando io, poi c'è il pallino lì. E' pallino, si impallao. Si impallao. Si impallao. Si impallao. Mamma mia, sembra la statua di Gesù morto. Qualcuno ha chiamato il serpente. Oh. Speriamo niente di male. Guarda se non ci aizzano il serpente contro. No, è amato. Ok. Giuro che fare queste inquadrature non sono io, ve lo dico. Ma se vi viene mal di testa. È un po' nervoso, Comunque sì. Vai, dai. Vediamo un po', speriamo che non ci schioppa il figlio. Sì, però allora capisco che c'è il bambino in braccio, però almeno però è grave. Sbrighiamoci. Sì, sbrighiamoci. Che cazzo scammina. Kratos, ti prego, metti il turbo. E le tue chiappette. Su. Ma che è? Ancora apri la porta. Ci serve il tuo aiuto. Sì, ma non distruggi la porta, Freya. Donna, e poi la porta in cazzo ci fai maledizione. È urgente. Donna, sono sempre mi una dea, vattene via. Il ragazzo sta male. Freya. Solo per il bambino, se no non gli avrebbe aperto. Entrate. Comunque che figli tatuaggi di Freya, posso dirlo? La vera forse l'avevo già detto, la però natura lo ribadisco, se l'ho già detto. Anche quelli di Atreus sono molto belli. Quelli anche dello sconosciuto sono molto belli. Sì. Tatuaggi molto vichinghi, ecco. Belli per quello. Mi aiuterai? Certo.
C'è un raro ingrediente che si trova solo ai Elaim. Il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi. Nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. Ho un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. E poi le armi che avevo prima, questa, tu ti ricordi per caso che fine fecero? Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte. Seppellite, no? Brutte. No, le ha seppellite. Le ha solo seppellite. Ragazzo, sì, io mi ricordavo proprio distrutte. Ci ha provato, credo. Credo che ci abbia provato. Una porta mia barca, però credo che poi l'abbia seppellita per superare il passato, no? Perché aveva incontrato questa mortale, no? Il guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora ragazzi possiamo anche sbagliarsi, perché è da una vita che non giochiamo a God of War e non ce lo ricordiamo benissimo. Sì. Però mi ricordavo questa cosa, insomma. Freya. Beh, io direi che ci potremmo fermare anche qui. Volta io sono stato. Sì, sì, no, sì, sì. Mo appena finiscono di parlare lui e Freya, assolutamente chiudiamo adesso. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Meno che mo adesso all'improvviso non spunti un altro boss. Sì, infatti, che tutto può essere. Come la promessa di una madre. Bene, perfetto così. Ok, io direi di fermarci qua, che è un ottimo, insomma, c'è successo tante cose, insomma, in questo God of War. Direi di fermarci qua a guardare Freya, che cura nostro figlio, tra l'altro palpa la morale bambino della favola è tornare all'inferno, e non so chi dobbiamo prendere il cuore di non so chi dobbiamo prendere per salvare il nostro figlio, e noi ce la faremo, dai, cercheremo di salvare Atreus. E noi ricordiamo sempre di seguirci sempre sulla nostra pagina Instagram, di mettere tanti bei like su YouTube. Sì, iscriveteci, attivate la campanella che non attiva nessuno. Lo so ragazzi, vi vedo, vi sento. Noi lo percepiamo quando qualcuno l'attiva la campanella, quindi attivatela per favore. Una lampadina. Una lampadina, esattamente. Esatto. Ogni volta che qualcuno clicca la campanella, si attiva la lampadina della mia cameretta. No, quindi cliccatela, mi raccomando. È vero, sì, assolutamente, mi raccomando, e noi seguiteci. Ci vediamo in un nuovo episodio. Alla prossima, ragazzi. Ciao.